cari amici, da questa sera tutti con gli occhi puntati al cielo. Siamo infatti nella settimana delle Liridi, lo sciame meteorico di primavera. Come ogni anno, tale evento astronomico arriva nella seconda metà del mese di aprile e quest'anno il picco è previsto per domenica 22 aprile 2018. Lascio qui sopra e in descrizione il mio precedente video con tutti i più importanti eventi astronomici di quest'anno, così non te li perderai. Quello delle Liridi è il primo sciame meteorico di cui si abbiano notizie storiche, in quanto osservato dai cinesi parecchi secoli prima della nascita di Cristo. La nube di polveri e detriti nella quale si sta imbattendo la Terra proprio in queste ore si è originata dalla cometa C1861 G1 Thatcher, che ha il perielio ogni 415 anni. L'ultimo perielio, appunto, è stato nel 1861 ed il prossimo sarà nel 2276. Lo sciame delle Liridi può offrire belle sorprese. Anche se è impossibile prevedere quante stelle cadenti saranno osservabili, mediamente il numero dovrebbe essere di 20 meteoriti all'ora, ma potrebbero esserci picchi addirittura di 100 meteore ogni 60 minuti. Ma perché sciame? Perché stelle cadenti? Perché Liridi? Questa nube di polveri e detriti vaga nello spazio. Anche la Terra si muove nello spazio e quando la sua orbita interseca la nube, i frammenti entrano in atmosfera. L'attrito li fa surriscaldare e noi ne vediamo la scia. Si chiamano Liridi perché queste scie sembrano sorgere dalla costellazione della Lira. Quest'anno tale costellazione si trova all'orizzonte nord-est. Il momento migliore per le osservazioni comunque è dopo il tramonto della Luna, per cui nella seconda parte della notte sino all'alba. Tra la notte del 17 e del 18 aprile ci sarà anche la parte finale dello sciame delle Virginidi. Nell'attesa di scorgere qualche bella stella cadente, si potrà ammirare in tutta la sua luminosità il pianeta Giove. Per tutti gli altri eventi astronomici eccezionali che si verificheranno quest'anno, ti invito a dare un'occhiata al video il cui link trovi in descrizione. Bene, io corro a guardare il cielo stellato, e tu che fai? Sei ancora di fronte al computer? Grazie per aver visto il video sin qui. Se ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia un commento ed un like. Un saluto perielico da Lucoral.